Lo scoppio fu violentissimo. Il bilancio finale di questa strage, la più efferata compiuta nell'Italia repubblicana, fu di 85 morti e oltre 200 feriti. Il 2 agosto 80 era il primo sabato d'agosto, un giorno spensierato per milioni di italiani che si apprestavano a partire per le vacanze. Erano appena state depositate le motivazioni del rinvio a giudizio di Mario Tuti e di altri neofascisti per la strage del treno Italicus. Appena 6 anni prima, sempre compiuta nel primo fine settimana di agosto, sempre diretta contro la nostra città. Nel documento Linea Politica, sequestrato il 2 agosto 80 a Carlo Battaglia, referente di Paolo Signorelli, a Rapina, si leggeva: bisogna arrivare al punto che i treni e le strade siano insicuri, bisogna ripristinare il terrore e la paralisi. È necessario provocare la disintegrazione del sistema, occorre un'esplosione da cui non escano che fantasmi. Questo volevano i fascisti e non solo i fascisti. I risultati del processo d'appello a Gilberto Cavallini, accusato di essere il quarto esecutore materiale del massacro del 2 agosto, confermano l'esistenza di una fitta rete di collusioni tra estrema destra, loggia massonica P2 e servizi segreti, con coperture ad altissimi livelli, che hanno fatto sì che attendessimo oltre 40 anni per processare i mandanti della strage del 2 agosto e non solo. Nel manifesto di quest'anno abbiamo scritto: sappiamo la verità e abbiamo le prove. È bene chiarire una volta per tutte che la strage è stata ideata e finanziata dai vertici della loggia massonica P2. La sua esecuzione è stata agevolata e coperta dai vertici dei servizi segreti italiani ed è stata eseguita da terroristi fascisti. La sentenza d'appello del processo ai mandanti, che vede come imputato principale Paolo Bellini, appartenente ad Avanguardia Nazionale, ha certificato questa impostazione. Sono emerse le prove dei rapporti tra servizi segreti e NAR, in particolare Cavallini e Fioravanti, e mettono in luce come sia i servizi segreti sia il capo della loggia massonica P2, Licio Gelli, sapevano quanto stava per accadere ed erano coinvolti direttamente nella pianificazione della strage. È provato poi che i neofascisti del NAR non erano un gruppo di romantici e sprovveduti spontaneisti, come ebbe a sostenere il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, ma una formazione terroristica militante, preparata e integrata nella strategia stragista. Eppure resta spesso il silenzio. Sappiamo la verità, abbiamo le prove, è stato confermato nei processi e nelle sentenze, ma ad ogni ricorrenza puntuale arrivano polemiche pretestuose, volte a condizionare la verità, gli stessi processi e l'opinione pubblica. Il 5 agosto del 2023 Marcello De Angelis, portavoce del Presidente della Regione Lazio, ha pubblicato una dichiarazione in cui si diceva certo dell'innocenza di Mambro, Fioravanti e Cavallini per la strage di Bologna, aggiungendo che magistrati e istituzioni lo sanno e mentono sapendo di mentire. De Angelis ha presto ritrattato parlando di semplici dubbi, ma la sua dichiarazione ignobile e falsa è comunque arrivata come messaggio forte e chiaro alle orecchie di chi, camerata di ieri, oggi siede su poltroni importanti. De Angelis, infatti, oltre che pregiudicato per banda armata, già in passato aveva preso le difese dei fascisti imputati per la strage di Piazza della Loggia, strage di Brescia, e anche cognato di Luigi Ciavardini, fratello di sua moglie, la quale aveva messo in piedi un business milionario attraverso una serie di cooperative a cui veniva affidato il reinserimento dei detenuti, privilegiando ex eversori fascisti, tra cui figurava anche Gilberto Cavallini. Per quest'ultimo addirittura fu fondata una sede ad hoc in quel di Terni, permettendogli così di lavorare all'esterno del carcere. La scoperta di una sorta di operazione di soccorso dell'eversione fascista ha portato alla chiusura per decreto di alcune di queste cooperative perché operavano contro la legge, ma si può stare certi
che i vecchi sodali dei neofascisti non abbandoneranno gli esecutori materiali della strage di Bologna e continueranno a premiarli e a coprirli per il loro silenzio su chi Arnaud e Olormani. Quest'anno Savardini è stato ulteriormente condannato a 3 anni e 4 mesi per falsa testimonianza aggravata perché commessa nell'ambito dell'indagine sulla strage di Bologna. A 44 anni di distanza continua a rifiutarsi di rivelare chi lo aiutò durante la latitanza e in particolare chi lo spiccò a Treviso e chi lo curò dopo l'attentato incisivo da gente evangelista. E proprio nel momento in cui la Commissione Antimafia deve far luce su presenze inquietanti di personaggi coinvolti a vario titolo con l'eversione fascista e nelle stragi del 92-93, il governo nomina presidente della commissione stessa l'onorevole Chiara Colosimo. La foto che la ritrae in posa non proprio istituzionale con il terrorista stragista Savardini, diffusa e discussa ampiamente su giornali e televisioni, ci induce a ritenere quella nomina particolarmente inopportuna al massimo livello. Ma per questi manovali del terrore, gli anni terminati dalle corti di giustizia non sono un problema. Basti pensare ai 9 e 8 ergastoli meritati da Mangolo e Fioravanti, che nella pratica si sono trasformati in 2 mesi scontati per ogni morte causata. E questo senza pentirsi, senza dissociarsi, senza mai minimamente collaborare con la giustizia. È bastato non parlare. Evidentemente il loro silenzio vale oro ancora oggi. E in questo contesto non può inoltre passare sotto silenzio il recente attacco alla magistratura italiana attraverso un rinnovato progetto che fu della loggia massonica P2, di ispirazione di separazione delle carriere tra magistrati, inquirenti e giudicanti. Una magistratura autonoma e indipendente, secondo l'attuale quadro costituzionale, è invece una garanzia per tutti i cittadini e riteniamo dia forza anche alla ricerca della verità. Respingiamo dunque i progetti di normalizzazione che nascondono sotto la parola riforma una pericolosa aspirazione politica di burocratizzazione della giustizia e di controllo dell'esercizio dell'azione penale da parte del potere esecutivo. L'equilibrio tra i poteri dello Stato è garanzia in primo luogo per i cittadini e da questo luogo noi vigileremo sempre sul rispetto dei valori democratici e antifascisti. La strage di Bologna è stata la ferita più profonda per numero di morti e per ferocia nella storia italiana. Nessun paese in Europa ha visto una strage provocata dal terrorismo interno di questa portata. Le radici di quell'attentato, come stanno confermando anche le ultime 2 sentenze d'appello nei processi verso Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, affondano nella storia del post-fascismo italiano. In quelle organizzazioni date dal movimento sociale italiano negli anni 50, ordine nuovo e avanguardia nazionale, oggi figurano a pieno titolo nella nascita del destro italiano di governo. Per questa parte politica, lo stragismo e in particolare la strage di Bologna rappresentano una macchia da togliere a tutti i costi dalla loro storia, da negare oltre ogni evidenza. Lo sapeva bene Stefano Delle Chiaie, che per questo aveva ideato e perseguito il progetto del centro neutro, una vera e propria strategia di guerra psicologica con l'obiettivo di creare un fronte parlamentare di opinione pubblica attraverso i media e giudiziarvi attraverso alcuni avvocati per cancellare la colpa della destra nelle stragi. La strategia della tensione, dalla strage di Piazza Fontana a quella della stazione di Bologna, doveva essere attribuita esclusivamente ad apparati dello Stato più o meno deviati e doveva apparire in realtà come un complotto ordito contro la destra neofascista. Il centro neutro doveva convincere politici, giornalisti, formatori di opinioni non legate alla destra sull'innocenza del neofascismo eversivo rispetto alle stragi. Non stupite quindi che ciclicamente vengono somministrate all'opinione pubblica le più strampalate panzane
dopo la pista teutonica, quella internazionale, quella libica e quella palestinese, ormai riscontrate come palesemente insostenibile, è stata la volta, nel novembre scorso, della proposizione di una estemporanea pista israeliana in una sorta di grottesca par condicio, magari per approfittare opportunisticamente dei drammatici conflitti in corso a livello internazionale. Falliti miseramente i depistaggi processuali, i trabocchetti procedurali insistono con i depistaggi mediatici. Ma risulta sempre più chiaro a tutti che i negazionisti della matrice fascista della strage di Bologna si distinguono in due sole categorie: i prezzolati cialtroni e coloro che sono completamente e colpevolmente ignoranti. Sono ormai 15 le sentenze passate in giudicato e ulteriori risultanze processuali vanno tutte nella medesima direzione: la responsabilità dei servizi segreti, della loggia massonica P2, dei terroristi fascisti per il massacro del 2 agosto 80. Questa verità fa ancora paura ai nostri attuali governanti e allora si mettono in campo le strategie più disperate, ma anche la più surda e la viscida, quella del silenzio. L'attuale Presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni, in occasione del 43° anniversario parlò di terrorismo, di vigliaccheria e di ferocia, ma si guardò bene dal nominare la matrice fascista sui processi ancora in corso per la strage di Bologna. Sui processi ancora in corso per la strage di Bologna si tace, stampa e mass media sono silenti o trattano sbrigativamente la questione come un fatto locale. Così come nel nostro paese non si deve parlare della resistenza, dell'antifascismo, dello strategismo fascista, di quello che è accaduto in questa piazza, in questa stazione, in questa città 44 anni fa. Questo si chiama censura. E allora qui oggi, contro la strategia della censura, vogliamo leggere un breve estratto dal monologo che lo scrittore Antonio Scurati avrebbe dovuto pronunciare alla RAI in occasione del 25 per il corso, ma gli è stato impedito. Il gruppo dirigente post-fascista, dice Scurati, vinte le elezioni dell'ottobre del 2022, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via. E noi vogliamo dire una cosa forte e chiara: il tentativo di riscrivere la storia repubblicana, cancellando le responsabilità del mondo neofascista nello stragismo, non passerà, troverà la nostra ferma opposizione. Milan Kundera ha scritto: la lotta dell'uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l'oblio. Eppure sembra quasi un disturbo, un'anomalia che le vittime e i loro familiari si organizzano e ricerchino la verità con i mezzi a loro disposizione. Occorrerebbe spiegare alle cittadine e ai cittadini e ai familiari delle vittime perché nell'ambito del cosiddetto giusto processo, articolo 111 della Costituzione, vengono giustamente tutelati i diritti del presunto innocente e non vengono trattati i diritti delle vittime. Sappiano gli indifferenti o i neo-garantisti cui piace ignorare la tutela delle vittime che noi saremo sempre qui a difendere le ragioni di chi ha subito gli effetti di reati di enorme gravità. 43 anni fa noi parenti delle vittime del 2 agosto 80 ci siamo costituiti in associazione per ottenere giustizia e verità. Il nostro cammino continua e la nostra battaglia è ancora in corso, ma tutto questo non avrebbe senso se non avessimo uno sguardo orientato verso il futuro, verso le giovani generazioni a cui trasmettere la conoscenza e la memoria sui fatti della nostra storia.
della nostra storia, della storia del nostro paese. Per questo proseguono le attività con le scuole, con il coordinamento prezioso della storica Cinzia Venturoli. Come chiediamo sempre ai ragazzi, ribadire le responsabilità penali, civili e morali di chi attuò e volle la strage del 2 agosto 80 non equivale ad evocare intenti persecutori o ingiustificabili quanto inutili volontà di vendetta, bensì significa restituire una dignità autentica a tutti, ai morti in primo luogo, ma anche agli stessi autori di queste azioni, che solo nella verità potrebbero davvero liberarsi, e non da ultimo all'intera popolazione italiana che di quegli atti violenti è stata comunque a sua volta vittima indiretta e che ancora in parte ne paga lo scotto. E a quella grande parte di popolazione che ogni anno si ritrova al nostro fianco in carne e ossa e col cuore, che da 44 anni non ci fa sentire soli, ci sostiene e non ha mai permesso che il dolore fosse più forte della gratitudine, vogliamo dire ancora una volta grazie.